qual è? Torno al concetto iniziale, sono granità nazionali. Se quegli abiti che entrano dalla Romania mi pagano 30 euro di Dacia, allora viene a pari col mio sistema e posso garantire un salario alto, posso garantire un reddito a quell'imprenditore e va avanti il sistema, se no salta tutto. Allora il tema è sovranità nazionale, sovranità monetaria, e in queste assemblee dove si discutono i problemi, ripeto, ci si accultura, si ritrova solidarietà, consapevolezza da dove veniamo, chi siamo, cosa vogliamo fare, e la gente capisce che è lei il potere, che non ha bisogno dei partiti, delle raccomandazioni e di chi tutela la loro vita, ma insieme una comunità può autoregolarsi. Con il metodo della democrazia diretta, che è quello che dicevo prima, tu dici tu e poi insieme decidiamo. L'altro punto è l'articolo 3 della Costituzione, e cioè che nell'assemblea si partecipa riconoscendo e rispettando le diversità di ideologia, di cultura, di religione, sessuale e quant'altro. Quindi questo è il giochino politico che secondo noi aiuta a unire davvero le persone, uscendo dalle gabbie ideologiche, ma ognuno resta quello che vuole, resta fascista, comunista, resta socialista, resta quello che vuole. Però lì si misura con i problemi dei cittadini. Se ogni assemblea, quello lì col pugno chiuso e parla di Stalin, quell'altro lì con la mano tesa e parla di Mussolini, alla seconda volta dice che è meglio che vai a casa tua, e l'assemblea lavora su ciò che riguarda la vita. Discute la Costituzione, discute della droga, discute del lavoro, discute dell'urbanistica, discute dell'ambiente, della salute, perché è una comunità che si erge a sovrana. Questo c'è nella nostra storia. Poi nella nostra storia c'è un'altra cosa che noi abbiamo messo nelle ipotesi di elezioni. Non nascono per fare le campagne elettorali alle comunità, nascono per ricostruire l'appartenenza alla comunità, perché quella sia l'elemento caratterizzante, e non uniti dalla televisione o dalla pubblicità televisiva, uniti dalla conoscenza dei propri problemi e dei rapporti umani con gli altri componenti della propria comunità. È un ragionamento che va nella direzione che prima richiamavo, è il fatto che questi cittadini governano il proprio territorio. Ognuno porta le proprie idee, poi alla fine della propria diretta si discute e si decide. E se si va alle elezioni, il meccanismo che abbiamo pensato inizialmente era tutti estratti a sorte, che c'è nella storia della Toscana, che c'è nella storia di altre parti del nostro paese come Venezia, che c'è in altre esperienze internazionali, che c'era anche ad Atene quando nasce la democrazia. Perché l'estrazione? Perché non sei il personaggio della cultura borghese come è nella nostra Costituzione, che chi è eletto è libero di fare quello che vuole, e così si ricomprano tutti. No, chi è eletto risponde al volere dell'assemblea che lo ha delegato. Tu hai un mandato per fare questo, hai un mandato per andare a votare contro gli inceneritori, se tu voti a favore ti devi dimettere, perché non hai rispettato il mandato della tua assemblea. Ci dicono, è stata sorte, non ha fatto la scuola di partito, non è una persona preparata su quella cosa, non è uno scienziato di quel tema. Ora, l'estrazione a sorte viene tra chi è dentro l'assemblea, cioè chi ha firmato l'obiettivo sovranità monetaria, sovranità nazionale, metodo delle pazienti dirette e quant'altro, quindi non il primo che passa per la strada. Ma se prendessimo il primo che passa per la strada, sarebbe peggio della cicciolina o della ministra cultura ultima che abbiamo avuto? Quindi anche questo è un argomento che non tiene. Se poi rappresenta quello che ha deciso l'assemblea, siamo garantiti da questo ulteriore. Però abbiamo visto che è difficile fare questo. Perché? Perché quello che abbiamo oggi sono gruppi, associazioni, movimenti, che sembra che ci siano migliaia di persone, ma sono 10-12, che hanno un leader, un capo, che se gli dici tu non sei il maestro e ama sorte, no, tra i miei amici, nella mia comunità, io sono l'eroe dell'ambiente, io sono l'eroe della sanità, io sono quello dei trasporti, io sono quello del lavoro, ci ho messo 20 anni a diventare capo di quel gruppo lì, e allora abbiamo fatto un compromesso che è: si va alle elezioni,
sono 50 i candidati, il 10%, e quindi 5, le associazioni, partiti, gruppi che l'assemblea riconosce come attivi sul territorio, che hanno già lavorato, si sono fatti conoscere e rappresentano davvero un tema, una fiducia da parte di alcuni cittadini, numerosi cittadini di quella assemblea, di quel territorio, 5 associazioni, le maggiori, vengono riconosciute dall'assemblea come tali, e ognuna di loro, la sera prima, settimana prima, si riunisce e dice: il mio candidato è Giorgio, la mia candidata è la Paola, e 5 li nominano loro, i movimenti, i gruppi, i partiti presenti, attivi sul territorio. Gli altri 45 sono estratti a sorte, il che non impedisce che il movimento rosso abbia, oltre a quello nominato la settimana prima, loro rappresentante della lista, che sia pescato un altro loro appartenente che fa parte dell'assemblea. Questo demolisce il concetto della carriera politica, del vivere con la politica, e stabilisce il fatto che tu, se non vinci al bingo che sei estratto anche dopo 5 anni, ma tu fai la tua legislatura, rappresenti quello che decide la tua assemblea, e poi va avanti un altro membro della comunità che verrà estratto. Questo secondo noi è un criterio che sfugge ai ricatti, che sfugge alla corruzione, che sfugge alle opere di pressione, e che fa nascere, ritornare il valore della solidarietà e della vita in comune. Perché poi nella comunità tu puoi organizzare il rapporto tra il produttore agricolo e i cittadini, i famosi gruppi di acquisto. Puoi organizzare quello che fa un servizio, quell'altro che ha aperto la tua attività. C'è una comunità che comincia a lavorare avendo anche meno bisogno delle banche, di altri strumenti, di giocare a quant'altro. È una comunità davvero che si auto-organizza, che fa degli acquisti insieme, che gestisce degli orti, che fa assistenza agli anziani, che risolve problemi dei giovani sul dopo scuola. Cioè è una comunità che si organizza. Io direi di finire qui vedendo il filmato sulle assemblee sovrane. Diceva il nostro amico che non sia utopia, speriamo che non sia utopia. Non abbiamo altra soluzione, perché se andiamo avanti così sappiamo dove stiamo andando a spazio. E quindi avere una speranza, un sentiero da seguire, è una cosa secondo noi utile. E poi c'è un'altra cosa bella che mi piace, ve la dico, e cioè che c'è la frase che dice che i colombi e le idee, i pensieri, quando partono, quando volano, non tornano mai da soli. C'era qualcuno che lo interpreta in modo diverso, qualcuno che accentua una cosa e accentua l'altra, ma se passa l'idea che il popolo ha il potere e che deve organizzarsi, facciamo un bel salto in avanti. Per la ultima facciamo. Con un pubblico che si schiera con il giocatore più popolare e le premia attraverso il voto. Questo gioco in realtà è finto. È una rappresentazione televisiva con attori finanziati dallo stesso soggetto, un complesso finanziario e industriale che nell'insieme chiamiamo lobby. Controllando i partiti e quindi il governo, le lobby ottengono il loro scopo: trasferire la maggior quantità possibile di beni finanziari e materiali dalle tasche dei cittadini a quelle di un ristretto numero di famiglie in cambio di inquinamento, guerre e pesanti debiti. In questo scenario, creare nuovi partiti serve a poco. Infatti, grazie alla forza del denaro, le lobby possono promuovere i propri candidati integrandoli nel loro sistema. I partiti, tuttavia, non hanno l'esclusiva sulla politica. Anche i singoli cittadini possono partecipare in modo attivo. Il singolo elettore, ad esempio, può candidarsi alle elezioni anche se non fa parte di un partito.
Mettendosi in rete, più cittadini possono riunirsi in pubbliche assemblee per creare programmi e liste elettorali, i cui candidati, se eletti, si impegneranno a rispettare democraticamente la volontà delle assemblee. Se i candidati delle liste elettorali non sono scelti per elezione, ma per estrazione casuale, le lobby non hanno alcun potere di ingerenza o di influenza nella composizione delle liste. Il denaro, infatti, non ha il potere di corrompere il caso. Le lobby potranno corrompere solo quella quota di cittadini che, una volta eletti, saranno disposti a vendersi. Ma i rappresentanti eletti dovranno rispondere alle assemblee e i corrotti, non facendolo, saranno automaticamente banditi dalla comunità. Il confronto politico, di conseguenza, sarebbe tra le liste aperte della comunità e i gruppi bidone corrotti dalle lobby. Combinando le assemblee sovrane con le liste aperte della comunità, considerato che le seconde rispondono alle prime, pur con le leggi attuali, si ottiene una forma di democrazia diretta. Con l'estrazione a caso dei candidati, invece delle primarie, per la definizione delle liste elettorali, si riduce il potere di influenza delle lobby, perché non possono candidare le loro pedine. Il progetto delle assemblee sovrane prevede la creazione di assemblee locali in tutte le regioni, come nuclei primari di democrazia diretta. Le assemblee potranno creare liste elettorali, proporre leggi e dare indicazioni di voto ai propri rappresentanti eletti. Alle assemblee potranno partecipare associazioni non governative, purché non abbiano fini di lucro. Movimenti e partiti politici, purché non abbiano già governato. Singoli cittadini indipendenti, anche se non collegati ad alcun movimento politico. Tre principi fondanti. 1. Sovranità monetaria. Un popolo sovrano batte moneta, che quindi deve essere pubblica e non di istituzioni private. 2. Sovranità nazionale. La sovranità spetta al popolo attraverso i suoi organi costituzionali e non ad entità non democratiche sovranazionali. 3. Rispetto delle differenze e della persona in quanto tale in uno dei principi di uguaglianza sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo e dalla Costituzione, contraria a ogni discriminazione di razza, sesso o religione. Inoltre, la partecipazione è vincolata al rispetto di alcune regole democratiche. La democrazia diretta, in primo luogo, è il rispetto dell'autonomia locale delle popolazioni e delle singole assemblee. Ogni assemblea elegge un presidente, con funzioni di rappresentanza e coordinamento, e definisce le liste elettorali. In ogni lista elettorale, il 90% dei candidati sarà estratto a caso tra i membri dell'assemblea. Il 10% sarà eletto, più che altro per ragioni organizzative. Il presidente è capolista. Tutti i candidati si impegneranno formalmente a seguire, se eletti, le indicazioni dell'assemblea come organo primario di democrazia diretta. I rappresentanti eletti, quindi, diventano un tramite tra l'assemblea sovrana e il Parlamento. Alle assemblee, inoltre, può essere affiancato un comitato scientifico, un organo di consulenza, formato da persone selezionate per le loro competenze in vari ambiti della politica, della tecnologia e della scienza. La democrazia non è un gioco a premi tra squadre colorate, sponsorizzate dalle lobby. In gioco ci sono i beni e i valori primari. Da una parte c'è un gruppo ristretto di giocatori avidi che promuove un consumo insostenibile, il deterioramento del territorio e delle risorse naturali. Dall'altra la volontà di costruire una democrazia fondata sui principi originari di sovranità popolare e sulla tutela dei beni comuni.